Ciao ragazzi, io sono Gabriele Battimelli e questo è Cava Green Village Web Edition. Sigla! Amici, la nostra missione sarà parlare agli adulti. Ehi, parlo con voi, proprio con voi. Mamme, papà, nonni. Che mondo consegnerete a noi giovani? Non lo sapete? Tranquilli, ci sono io, sono qui apposta. Insieme faremo un viaggio dove cercheremo di capire cos'è la raccolta differenziata e come farla meglio influisca sul mondo che voi adulti ci consegnerete. Come primo ospite sono andato a scomodare niente popò di meno che l'amministratore unico della Metelle Servizi, Giovanni Muoio. Ciao Giovanni, tu sei l'amministratore unico della Metelle Servizi. Di cosa si occupa questa società? Ciao Gabriele. La Metelle Servizi è una società interamente partecipata dal comune di Cava dei Tirreni. Si occupa della gestione dei parcheggi, la famosa sosta a pagamento, di alcuni servizi del cimitero, quali le luci votive e il tempio crematorio, e si occupa della gestione dell'igiene urbana e in particolare della raccolta dei rifiuti, dello spazzamento, del diserbo stradale, la pulizia delle caditoie e di tutte le altre attività inerenti al decoro urbano. Ma quindi in pratica che mestiere fai? Ecco, è complicato però lo spiego. Io sono stato nominato dal sindaco di Cava dei Tirreni e quindi sono l'amministratore unico della società che è di nomina appunto dell'amministrazione comunale. Sono il rappresentante legale della società e il datore di lavoro concettualmente, quindi rappresento la società verso terzi e poi ho il compito di governare nell'accezione di far sì che la gestione segua gli indirizzi che l'amministrazione dà alla società stessa nel rispetto dello statuto e delle regole vigenti. Ok, quindi se ho capito bene, il tuo lavoro consiste nel mantenere la nostra città pulita e curata. Lo stai facendo bene? I servizi di igiene ambientale sono un'attività molto complessa. Ritengo che come lo svolga Metelle risponde a tutte le gli standard qualitativi in maniera efficace. L'obiettivo è quello chiaramente di mantenere la città pulita e decorosa. Affinché questo si realizza è indubbio che c'è la necessità di avere la collaborazione di tutti i cittadini. Se lo facciamo bene, era la tua domanda. Noi ce la mettiamo tutto, facciamo il nostro dovere, il giudizio lo lascio agli altri. Mio nonno non ha capito bene perché si chiama Tari. Come glielo spiego? Tari è la sigla della tassa dei rifiuti urbani. Si paga per i servizi di spazzamento stradale, raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e tutte le altre attività inerenti alla stessa. Per legge la Tari copre tutte le spese riguardanti l'igiene urbana. Chi paga la Tari? La deve pagare il cittadino che risiede all'interno di un comune e che ha una abitazione in fitto o in proprietà. E anche le attività commerciali, le famose utenze non domestiche. Qual è il criterio di riparto dei costi della Tari? Lo definisce l'amministrazione comunale. Ok, ma quindi sei tu a far aumentare la bolletta dei rifiuti a casa mia? Ecco, se volessimo rappresentare su carta la gestione dei rifiuti, dovremmo dire che i rifiuti sono un ciclo con più attori. Il primo attore è il cittadino, i tuoi genitori, tuo nonno che fanno la differenziata. Fanno la famosa busta e la mettono su strada, rispettando sia il calendario che gli orari. Il secondo attore è la Metelle che raccoglie questa busta, la mette sui camion e la porta al terzo attore che è la piattaforma di smaltimento. Tutte e due gli attori generano costi, sia la Metelle che lo smaltitore.
Per cui, come vedi, la Medelli è una parte del processo e contribuisce sì ai costi, ma non in maniera esclusiva. Quindi, per rispondere alla tua domanda ed essere sintetico, se è Medellia che fa aumentare i costi, certamente no. E quindi i cittadini cavesi sono bravi a fare la raccolta differenziata? Il giudizio non posso darlo io se sono bravi o non sono bravi. Posso dirti una cosa. I dati ufficiali che pubblica il Ministero dell'Ambiente al 2017, qualche numero lo dobbiamo anche dire, no? Allora, la media nazionale della raccolta differenziata è il 55%, la media campana siamo più o meno sul 43%, la provincia di Salerno al 61%, il comune di Cava dei Tirreni al 67%. Quindi, se guardiamo freddamente i numeri, diciamo che siamo bravini. Siamo bravi. Se ci guardiamo internamente, diciamo che possiamo migliorare tanto, ma tantissimo. Certamente ci vuole l'impegno. Dato che possiamo migliorare, quale errore potremmo evitare di commettere e quale errore commettiamo più spesso noi cavesi? Quello che rileviamo noi, l'errore, diciamo, ripetitivo è quello del secco indifferenziato. Sostanzialmente tutto ciò che è riciclabile viene messo nel secco indifferenziato. Direi che non lo si fa per errore, lo si fa per indolenza e per non attenzione. Quindi questo si potrebbe evitare. Se vedi una persona che sporca, butta rifiuti a terra o fa qualsiasi cosa che non andrebbe fatta, cosa fai? Lo chiamo. Gli spiego che questo non è un atteggiamento corretto, lui crea un danno a se stesso, inquina l'ambiente in cui vive e lo redarguisco. Poi lo informo sul modo corretto di disfarsi le cose che ha buttato. Questo è quello che faccio e devo fare ufficialmente per il ruolo che rivesto. Come cittadino farei certamente un'altra cosa. Quanto sei green e cosa significa per te essere green? Questa è una domanda difficile, perché ritengo che ultimamente tutto ciò che si fa lo si fa solo ed unicamente per essere visibili, per seguire le tendenze, per essere diciamo all'attenzione. E questo termine green va molto di moda. Io ti voglio dire una cosa, c'è un vecchio proverbio indiano, vecchio, per cui sono anni, secoli fa, che dice che non ereditiamo la terra dai nostri avi, la prendiamo a prestito dai nostri figli ed è il nostro dovere restituirgliela. Questo tipo di concetto, questo tipo di principio è un principio green sostanzialmente, essere attenti all'ambiente ed essere attenti a tante cose. Quindi io direi che al di là delle mode, qual è il significato di green? Per essere green, secondo me, è necessario cambiare l'atteggiamento che teniamo oggi ed essere coerenti nei comportamenti. Noi ci mettiamo il nostro massimo impegno, io personalmente ci metto il mio massimo impegno, lo trasmetto ai miei collaboratori, i quali cercano di trasmetterlo agli altri. Devo dire che noi come società facciamo delle grandi attività in tal senso e coinvolgiamo sia le scuole che le altre componenti sociali. Qual è il tuo consiglio per far bene la raccolta differenziata? Quando riempiamo la busta dobbiamo pensare ai nostri figli e che gli lasciamo. Bene, grazie Giovanni. Grazie Gabriele dell'intervista. Mi complimento con te e spero che tutto riesca a far sì che tu trovi un mondo migliore di questo che noi riusciamo a lasciarti. Direi che è arrivato il momento di lanciare la rubrica Prendi Appunti, dove la mia amica Tina Vaiano ci spiegherà delle poche e semplici regole per fare bene la raccolta differenziata. Ad esempio, sapete che il vetro è riciclabile al 100%? Non ci credete? I
Il vetro ha 5.000 anni di storia, eppure non li dimostra, un materiale unico, tra i più diffusi e utili, riciclabile al 100% e all'infinito. Rinasce ogni giorno sotto forme e modi diversi. Il riciclo del vetro ha 3 importanti vantaggi. Il primo, con il vetro riciclato in un anno si evita di estrarre un'enorme quantità di materia prima. In pratica si risparmia sabbia di silicio, pari una volta e mezzo il volume del Colosseo, che è bello grande. Il secondo, si risparmia poi energia. Il risparmio di energia ottenuto riciclando il vetro anziché produrlo da capo è pari al consumo di elettricità per un anno di circa 600.000 famiglie. Infine, si riduce la quantità di anidride carbonica immessa in atmosfera. Solo separando il vetro da altri materiali si può ottenere un buon riciclo, grazie al quale ogni anno in Italia vengono prodotti circa 10 miliardi di contenitori in vetro riciclato, perfetti dal punto di vista della sicurezza sia alimentare che biologica. Bene ragazzi, grazie per averci seguito. Io vi do appuntamento alla prossima puntata. Intanto vi ricordo che le puntate sono disponibili sul sito laredazione.eu e sulle pagine Facebook laredazione.eu e Cava Green Village e ovviamente su La Red TV. Ciao!